the Trumpster, motherfucker. Bella ragazzi, sono Darkest Beppe, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo unboxing. Siamo qui con l'unboxing della PlayStation 4. Veramente sono solo l'ultimo stato ad averla presa. E niente, vediamo un po' che ci sta dentro. Dura. Senza rompere la scatola, come del mio solito fare. Vediamo un po' che ci sta dentro. Adesso voglio vedere i numeri. Madonna, che cazzo di roba c'è? Oh, eh. Ok. Non dire. Non rompere niente. Ok. Allora. Qua c'è il carissimo, finalmente tutto mio, joystick della PlayStation 4. Niente, direi che è molto comodo. Io l'ho già usato con i miei amici, perciò è veramente comodo. Oh. Qua ci stanno un paio di libretti che ovviamente non userò mai. La Play 4 la vediamo all'ultimo. Oh, non so cosa c'è. Qua c'è il caricatore per il controller. Ma poi qua ci sono. Vaffanculo, mi è volata per terra. Ovviamente. Qua ci sono la cuffietta per parlare online. Oh, qua c'è il cavo dell'alimentazione. Poi qua c'è il cavo HDMI. E poi come cosa principale, senza rompere niente, eccola qua, finalmente. Eccola qua, la PlayStation 4 nelle mie mani. Ah, finalmente. Adesso raga, spero che cazzo è sta cosa? C'è un altro libretto. Comunque, tirando via tutta sta carta di merda. Comunque, tralasciando il discorso della P4, io spero, adesso proverò subito a vedere se funziona il gatto. Ecco, tu in mezzo alle palle devi stare. No, non provarci. Seduto, dai, non rompere il coglione. Ovviamente anche lui deve essere nel video, guarda un po' la telecamera. Vabbè, comunque adesso non mi fate inquadrare la Play 4, pezzo di merda. Comunque, adesso proverò con il gatto subito a registrare e vedere se riuscirò a fare qualche gameplay. Aspettate un secondo, perché se funziona legato, se funziona legato, ovviamente farò i video su FIFA 14 e facciamo anche l'unboxing di FIFA 14, perché siamo qua. Allora facciamolo. Vi dico subito raga che FIFA 14 l'ho preso a dicembre, rendetevi conto. Ho dato via il mio vecchio, eccolo qua. Vabbè, sapete benissimo com'è, senza illustrarvi nient'altro. Comunque, l'ho dato via a dicembre il mio FIFA 14, perché siccome c'era l'offerta fino al 25 dicembre che praticamente davo via quello della PlayStation 3, e questo qua lo pagavo 15 euro, cioè era veramente un affare. Però dopo che l'ho venduto quello per la Play 3, me lo sono fatto prestare dai miei amici e me l'ho dato lo stesso. Buon, vi saluto raga, ci becchiamo al prossimo video. Da Beppe è tutto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale, passate dalla mia pagina Facebook che è in descrizione. Ci becchiamo al prossimo video raga, e